Mister Giacomo Tedesco, siamo a 48 ore dal match con il Gela, un gruppo sempre più compatto e fiducioso, e adesso questa sfida importante che può aprire dei nuovi scenari. Sì, il gruppo, come hai detto tu, adesso lo sento più forte, ci crede di più perché abbiamo lavorato tanto, abbiamo lavorato bene, ci stiamo preparando per cercare di partire forte in questo nuovo anno perché sappiamo che siamo indietro, dobbiamo cercare di fare punti. Già da domenica sappiamo che c'è una squadra forte, il Gela, che all'inizio anno era stata costruita per vincere il campionato, anche loro hanno avuto delle difficoltà. Sappiamo che ci aspetta una partita dura, ma dobbiamo essere pronti a lottare e cercare di conquistare questi 3 punti. Sì, no, ma già l'ho visto da queste settimane, i tifosi sono più vicini a noi, vengono, ci sostengono anche negli allenamenti, vedono un entusiasmo che sicuramente è stato trasmesso nella partita contro la Sacca Teldese, perché vedere tutta la gente applaudire, festeggiare, incitare, noi vogliamo questo aiuto da parte loro, sperando che dopo i 95 minuti ci sia un risultato positivo che possa far gioire sia loro che noi. Loro penso che stiano apprezzando lo spirito di questo gruppo, la battaglia che danno partita dopo partita e cercheranno di fare sempre 3 punti. Poi gli episodi speriamo che ci diano sempre ragione perché sappiamo che la partita può essere decisa da qualche episodio. L'obiettivo che si pone Giacomo Tedesco dal punto di vista personale e per la squadra, per questo 2019. Ah, 2019 mi aspetto che la squadra continui a dare battaglia a tutti perché questo gruppo può tirarsi fuori, però piano piano, partita dopo partita, non dobbiamo pensare che c'è il Gela, dobbiamo fare una gran partita e poi le altre ci pensiamo. Noi partita dopo partita dobbiamo dare il massimo e raggiungere il massimo. Speriamo di riuscirci più volte. Emanuele Allegra, capitano dell'Igia Virtus, si è chiuso l'anno con un tuo gol che ha impreziosito il lavoro di tanti mesi e adesso si riparte, diciamo, con un gruppo compatto, fiducioso per questo ritorno e si riparte con questa partita in casa con il Gela, un incontro molto importante per il futuro dell'Igia Virtus. Sì, sicuramente. Ma il gol, ti ripeto, già come ho detto l'altra volta dopo la partita, sono contento per il gol, ma soprattutto per i 3 punti. Ma ora ormai la Sacca Teldese è andata e quindi pensiamo al Gela. Sicuramente ci aspetta una partita importante che ci può cambiare veramente il girone di ritorno. Sappiamo che i tifosi ci tengono molto a questa partita, ma come ci tengono loro, ci teniamo soprattutto anche noi per far sì che sta salvezza ci crediamo tutti e speriamo che domenica ci vengano a dare una mano. Abbiamo preso più fiducia rispetto a prima, anche se ti ripeto, le partite col Città di Messina, Castrovillari non meritavamo di fare 0 punti su 2 partite. Io se non dico 6, ma 4 punti li meritavamo perché in campo abbiamo dimostrato che non siamo inferiori a nessuno, fino ad ora nessuno mai ci ha messo sotto. Il gruppo è compatto, ancora più fiducioso di prima e siamo tutti compatti e non vediamo l'ora che viene domenica per fare il risultato. L'obiettivo che si pone Emanuele Allegra dal punto di vista personale e di gruppo per questo 2019. In primis la salvezza, io e come tutta la squadra, poi di fare più partite possibili, ma soprattutto farle bene con una salvezza che ci aiuterà tutti anche per l'anno prossimo, diciamo. Spero che vengano in tanti, sia domenica, ma sempre tutte le partite che ci stanno vicino, come l'hanno sempre fatto, con tutti i problemi che ci abbiamo avuto societari, noi giocatori e loro, ma sono sempre stati vicini e spero che quest'anno ci siano ancora di più vicino rispetto all'anno scorso.